Buongiorno a tutti, siamo qui con zio Pino stamattina, aspettano a chianare, che cosa chi va a fare da un capo Nasca? Una zucchina lunga 1,5 metri. Una cucuzza longarina, come si dice in siciliano, praticamente quella con cui si fanno i teneruma, praticamente foglio di teneruma. E questa zucchina è cresciuta da qua, fino ad arrivare praticamente là sopra, e quindi ci vuole la scala di 3 metri, quanto è 3 metri la scala? 4 metri addirittura, quindi sulla punta dell'albero di oliva a 4 metri di altezza, lo zio Pino sta salendo per raccoglierla, questo frutto prelibato che poi più tardi la zia Anna lo prepara per una buona pietanza siciliana. Aspetta che non si vira quando taglia, aspetta un minuto, fermate, vediamo che cazzo si vira, ecco. Qui si ha la cucuzza, longarina, sta tagliando. Sugli alberi di olivo qua in Sicilia non si raccolgono solo le olive ma pure la cucuzza. Ramillacca la piglio io. Ecco qua. E questa è la verdura di questa mattina. Cucuzza longarina che sarà alta, ve lo dico subito. Almeno 1,5 metri, e che più tardi zia Anna, faccela vedere tu, che più tardi zia Anna preparerà la zucchina. Ciao a tutti, buona giornata, arrivederci. Eccoci qui, buongiorno a tutti, con la zia Anna, una nuova ricetta popolare siciliana. Questa volta cosa prepariamo? Zucchina bollita e col pomodorino. La zucchina bollita col pomodorino, che è la zucchina che abbiamo visto nel piatto dei tenerumi, ovvero la zucchina lungarina detta in siciliano, è questa qua che abbiamo visto, e adesso vediamo tutto il procedimento. Quindi viene sbucciata. Questa viene sbucciata perché è più dura. Poi si sciacqua. Già qualcosa, un pochettino, è stata preparata con un po' di pomodorino tagliato a pezzettini. E poi viene fatta così a quadratini e messa nel piatto. E poi si versa nel tegame. Poi deve stare al tagliato. Ecco qua. Si condisce con olio. Un pizzico di sale. Un po' di acqua. Un po' di acqua. Pochissimo. Per fare un po' così di liquido. Questa è pronta per cucinare. Questa si mette al segamino e poi si mette a cucinare. Questa, ecco, che è più tenera, si fa così. Un'altra parte invece della zucchina più tenera viene grattata. Quando è dura si stringe così. Se la buccia è dura si toglie la buccia col coltello oppure con altri arnesi da cucina per sbucciare. Si lava, si taglia in quattro. Allora, la zucchina nella cultura popolare siciliana, in particolare questa zucchina detta zucchina lungarina, ha delle facoltà, diciamo, benefiche intestinali.
Diciamo che questa zucchina in particolare, la zucchina lungarina siciliana, come viene detto, come viene chiamata alle nostre parti, ha anche delle qualità benefiche per l'intestino. Quando si chiedeva alla nonna cosa prendere, lei diceva: mangia un'antica cuccuzza bollita e vedrai che sarai meglio. Oggi invece, se vai dal medico, ti chiedono, diciamo, ti consigliano l'enterogermina, insomma, farmaci di questo tipo. Prima l'enterogermina non c'era, c'era la cuccuzza lungarina Dei bollita. tenerumi, dei tenerumi. E anche i tenerumi fatti bolliti e mangiati, diciamo, caldi con un po' di olio a brodo. Questa zucchina è quella che ha raccolto zio Bino nell'albero che abbiamo visto all'inizio, diciamo, del video, e adesso zia Anna la sta preparando per cucinarla col procedimento che state vedendo. Questa è pronta per cucinare. Se è pronto, si dà una sciacquata, si mette nel tegamino. Come si mette nel tegamino? Questa quando te bolle l'acqua, si ci metta. Allora, il procedimento qui invece è diverso, nel senso che questa qua si mette l'acqua, si Si bolla, mette poi sì. vediamo il procedimento. Si mette l'acqua, si bolla, appena l'acqua bolla si versa. Perfetto, ora vediamo la cottura. A tra poco. Allora, eccoci qua. Questa praticamente è la zucchina che prima abbiamo tagliato. È stata messa in acqua in questo tegamino. La zucchina viene tagliata, che abbiamo visto prima, viene messa nella pentola con l'acqua quando l'acqua bolle. Quindi mentre quella che abbiamo visto prima, zucchina e pezzettini di pomodoro, si metteva prima, la zucchina, poi si metteva un filo d'olio, un po' d'acqua, in questo caso la zucchina si cala come la pasta. Quanto ci vuole Già per cotta, cucinarsi? cucinata, cucinata. Quindi già si è cotta, quindi quanto ci vuole più o meno per cucinarsi? 15 minuti. 15 minuti, quindi è cotta e quindi si serve o si può mangiare a brodo oppure scolata con un filo d'olio e poi il condimento a scelta di chi la mangia. Va bene, quindi adesso la vedremo sul piatto, intanto questa fase è finita, a dopo. Ecco qua, questa è la zucchina con pomodoro, già cotta, e la versiamo in piatto. E questa è pronta da mangiare già con un filo di olio. Adesso passiamo all'altra, zucchina semplice. E questa invece è la zucchina bollita, come abbiamo visto prima. Adesso la versiamo nel piatto. Con tutto il brodo, ovviamente questa si serve, buonissima, digestiva. Ecco qua, perfetto. Buon appetito e alla prossima ricetta. Arrivederci.